Eccoci Milan! Ciao a tutti fratelli e sorelle e bentornati, benvenuti, nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. In mezzo a tutta una marea di notizie negative, in mezzo ad un grandissimo pessimismo di tutti i tifosi della AC Milan, ho una notizia positiva. E la notizia positiva che vi racconto oggi è quella del ritorno di Alvaro Morata. Finalmente ragazzi, direi finalmente. Tutti i vari media questa mattina in edicola riportano la notizia e dicono che Morata nella giornata di ieri è tornato finalmente ad allenarsi con il resto del gruppo. Abraham rimane comunque pronto a giocare la sua partita, prima partita da titolare con il Milan, con uno tra Pulisic e il Ciucu sulla destra, Loftus-Cheek da trequartista, quello è rimasto e quello dobbiamo schierare, e Rafa Leao sulla sinistra. Tra l'altro, piccola nota da aggiungere, anche Ciao è sulla via del recupero. Però, per quanto riguarda lui, dovrebbe partire dalla panchina, evidentemente. L'altra notizia invece che vi volevo riportare e c'entra sempre con la questione tattica del Milan, e sembra che il buon Chaba Fonseca abbia visto i miei video su YouTube delle ultime settimane, Milan Fonseca cambia tutto, si arretra e si sta più vicini a Mike Maignan. Il Milan, questa cosa la leggo da calciomercato.com, il Milan che ritroveremo al termine di questa sosta per le nazionali sarà sicuramente un Milan diverso da quello che ha iniziato, sicuramente non bene, il campionato di Serie A. I risultati non sono andati come Paolo Fonseca, e io ci aggiungo e tutti i tifosi del Milan, speravano. E c'è anche un dato più di tutti che ha fatto storcere il naso all'allenatore, alla proprietà e ai tifosi, cioè i 6 gol subiti, che sono ufficialmente troppi, ovviamente. Quindi come pare abbia pensato Fonseca di andare ad arginare questo problema che è gravissimo? Il Milan dovrebbe giocare più basso. L'obiettivo è sempre quello di difendere meglio e concedere meno occasioni, e sebbene la vocazione sua e della società sia quella di avere una squadra iperoffensiva, per il momento il primo comandamento, come riporta anche la Gazzetta dello Sport, sarà quello di difendere. Fonseca sta lavorando a Milanello già da qualche giorno, con ovviamente i giocatori rimasti, ad eccezione di Teo, Hernandez e Pavlovic, che appunto sono via per le nazionali, ad una difesa più arretrata, più bassa e di conseguenza vicina a Mike Maignan. Vi aggiungo l'ultimo pezzo, attenzione a Gabbia. È una cosa che io già vi racconto da un po' di giorni. Pavlovic è stato tra i migliori per impatto in questo inizio a fatica del Milan e lui sicuramente sarà confermato al centro della difesa. Accanto a lui però potrebbe spuntare anche l'opzione Matteo Gabbia, che è più marcatore tra tutti i suoi compagni, rispetto ovviamente ad altri suoi compagni di squadra che magari fanno dei giochi, hanno un gioco di calcio letteralmente diverso rispetto a quello che fa Matteo Gabbia, perché Matteo Gabbia ovviamente è molto più marcatore rispetto ad un Fikayo Tomori o rispetto a un Malik Chao. E quindi ci potrebbe essere la possibilità, ragazzi, nella partita contro il Venezia e poi vedere la stessa disposizione tattica sia contro il Liverpool sia contro quella dopo in campionato, che purtroppo è il derby, avremo la possibilità di vedere in campo Matteo Gabbia, ma soprattutto avremo la possibilità probabilmente di vedere un Milan disposto in un modo completamente diverso, cioè quindi molto più arretrato, molto più vicino a Mike Maignan. E dal mio punto di vista, e ripeto, io è una cosa che vi racconto già da un po', spero proprio che sia così, perché prendere 6 gol nelle prime 3 partite di campionato, ragazzi, è letteralmente inaccettabile. Fatemi sapere qua sotto nei commenti, se mi state guardando a YouTube, che cosa ne pensate di questa possibilità di nuova disposizione tattica, e ricordatevi ovviamente di lasciare like e iscrivervi al canale. Se invece mi state guardando da TikTok, ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al mio profilo qua da qualche parte e lasciate il cuoricino. Andiamo avanti, perché ovviamente ci sono un sacco di cose di cui discutere, come sempre. 1, 2, 3, sigla... Mi sa che il Chaba ha guardato i video sul canale Lolli Milanisti Official. No, ovviamente sto scherzando, non credo, o perlomeno non penso che guardi i nostri video. Nel caso fosse, ciao Chaba. Chaba, ti parlo, visto che forse stai guardando questo video, ti parlo. Chaba, per piacere, linea difensiva più bassa,
per piacere, non possiamo prendere 6 gol, a 2 gol, 3 gol ad ogni partita. Già li pigliavamo prima con Pioli, speravamo che con la tua venuta e col tuo arrivo si poteva fare qualcosa di diverso e cercare di prendere meno gol. Però vabbè, tant'è. Ciao, ma quindi se stai guardando questo video e la tua intenzione è quella, come raccontavo io nei video precedenti, sto scherzando, nei video precedenti, tenere la difesa più bassa, bravo Ciaba, vai avanti per questa idea. Ragazzi, al di là della battuta, al di là del gioco, no, che facciamo come sempre per farci due risate, ragazzi, è inammissibile prendere 2-3 gol a partita. Da aprile che prendiamo 2-3 gol a partita. Cioè, uno per le nostre coronarie, perché ovviamente, ragazzi, non si può prendere 2-3 gol a partita. E soprattutto perché comunque dai un'impressione ai tuoi giocatori e alle squadre avversarie, ai tuoi giocatori, dai una sensazione di essere penetrabili facilmente. E quindi li metti anche in uno stato d'animo di paura. E soprattutto, facendoti vedere penetrabile da parte degli avversari, fai percepire a tutti i tuoi avversari che ce la possono fare. Cioè, io ricordo, ragazzi, lasciamo perdere i Milan vecchi del passato, ok? Ma anche il Milan, non so, vi faccio un esempio. Il Milan, quello del 19° scudetto, ragazzi. Stiamo parlando comunque di un Milan che nelle ultime 10 partite, come vi racconto spesso, ha letteralmente blindato la difesa. E ricordo a tutti che non prendere gol è la prima regola per vincere le partite. Poi li devi anche fare, però come raccontava qualcuno, prima iniziamo a non prenderli, poi pensiamo a farli. E scelta di Matteo Gabbia, chi mi segue in live tutti i giorni sa che io già ne avevo parlato già varie volte. L'opzione Matteo Gabbia è un'opzione che io grido da un po', perché secondo me Matthew Cage in questo momento, non per mancanza di fiducia rispetto ad un Fikayo Tomori che comunque sta facendo male, e anche lui come tanti altri nostri giocatori è partito con la stagione male, è partito comunque, si vede che non è lui, ragazzi, ma come tanti altri nostri giocatori, l'ho detto ieri in live e ve l'ho detto qualche altra volta nei video pomeridiani. Ragazzi, noi il vero Milan in questo momento noi non l'abbiamo ancora visto. Cioè, un Milan con i giocatori in forma e un Milan con messo in campo tatticamente bene. Questo ovviamente è colpa di Fonseca. Noi non l'abbiamo ancora visto. Quindi, quando adesso viene espletata la possibilità di utilizzare Matthew Cage, Matteo Gabbia in difesa, per me in questo momento è un grandissimo sì. Ma, e qua arriviamo al punto fondamentale, dipende tutto dove il Ciaba Fonseca mette la difesa. Perché se la difesa la vuoi tenere a centrocampo, come hai fatto nelle prime 3 partite, è ovvio che devi giocare con Fikayo Tomori. Perché è ovvio, ragazzi, che devi giocare con Fikayo Tomori. Se invece vuoi giocare in un modo un pochino più accorto e vuoi evitare di prendere le imbarcate ad ogni partita, giochi, come vi stavo dicendo, con la difesa più bassa, cerchi di prendere meno gol, e allora a quel punto una difesa di sta minchia Pavlovic, che tra l'altro in nazionale ha fatto una partita clamorosa, ha fatto delle partite clamorose, meglio la seconda che la prima. Meglio la prima che la seconda, scusate. Anche perché ha detto tra l'altro una cosa interessante, non so se avete sentito le parole post partita. Ha detto che si sente molto stanco. Porca vacca, adesso torna. Speriamo che abbia la possibilità di riprendersi, ragazzi, perché adesso inizia una serie infinita di partite con il Milan. Una partita ogni 3 giorni. Campionato, Champions, campionato, Champions, campionato, campionato, Champions, Champions. Cioè, ragazzi, adesso arriva veramente, veramente una parte difficile della stagione. Come vi dicevo nel video di ieri, qualcuno ieri mi ha detto: Lolo, ma sei pessimista. No, non sono pessimista, ragazzi. Lo sapete che io qua faccio dell'ottimismo sempre una mia grandissima bandiera. Però bisogna anche essere bravi, o perlomeno io vi racconto sempre quello che provo, ok? Che poi magari in questo momento io sia, visto i risultati, un filo più pessimista rispetto a quello che sono stato magari in passato prima dell'inizio del campionato, non lo nego, ragazzi, è la verità, ma ovviamente è figlio dei risultati, ho perso un po' di fiducia, quindi ho bisogno che il Milan contro il Venezia mi faccia una grande partita, ho bisogno che il Milan contro il Liverpool mi faccia una grande partita, e poi quello che succederà al derby, ragazzi, succederà. Io rimango, arrivo al derby preoccupatissimo, ragazzi, arrivo al derby preoccupatissimo. Quindi, per concludere il discorso tattico, difesa bassa difficilmente si passa, diceva una volta un vecchio detto. Speriamo che sia così, e speriamo che se veramente il Ciaba volesse iniziare questo nuovo percorso con la difesa più bassa,
si affidi a giocatori che possano dare il massimo in questa difesa più bassa, ovviamente Matthew Cage, ma anche lo stesso Fikayo Tomori, magari con la difesa più bassa è meno esposto alle intemperie, è meno esposto agli attacchi degli avversari e magari può fare meglio. Ma ragazzi, ma parte tutto da una cosa, la condizione fisica. Ragazzi, parte tutto dalla condizione fisica. E come vi dico un'altra cosa, ragazzi, ieri è venuta fuori una bellissima discussione in live riguardo alle responsabilità, ok? Quando abbiamo iniziato, responsabilità riferita a che cosa? Vi spiego. Alla rosa, ok? E io ho fatto un discorso che secondo me vale la pena anche riportare qua nel video pomeridiano. Vi faccio un esempio. Io ho spiegato che secondo me il problema reale della rosa del Milan è un problema a monte. Cioè è un problema a monte che si trova nell'idea di costruzione della rosa. Oggi ci ritroviamo, come vi ho raccontato ieri, senza centrocampisti. Perché? Perché tu ti sei trovato alla fine del calciomercato con, come vi raccontavo ieri, Morata, Abraham e Luka Jovic e Noah Okafor, te li sei trovati quattro per giocare un ruolo. Quindi è a priori che chi ha pensato la rosa strutturata in questo modo, mio parere, secondo me ha sbagliato a fare determinate valutazioni. Cioè, secondo me anche il riscatto, e poi rientriamo nel riscatto di Luka Jovic, no? Ne abbiamo parlato spesso nelle ultime settimane. Lì c'è chi dice che il Milan ha sbagliato a rinnovare Luka Jovic, poi in realtà vengono fuori gli aggiornamenti sul perché Luka Jovic è stato rinnovato e si scopre che è stato rinnovato perché il contratto che era stato fatto a Luka Jovic prevedeva il rinnovo automatico in caso avesse fatto tot gol, tot presenza. Adesso non lo so perché poi anche lì sono stati abbastanza vaghi nel riportarlo. Allora io faccio un passo ancora indietro e vado indietro di un anno. Perché hai preso Luka Jovic e perché sei stato costretto a fargli questo tipo di contratto? Perché ti sei trovato gli ultimi due giorni di calciomercato dell'anno scorso a non chiudere per Taremi ma portarti a casa Luka Jovic gli ultimi 20 minuti di calciomercato. Quindi ovvio che quello gli ultimi 20 minuti ti dice: io vengo al Milan ma vengo a queste condizioni. Tu gli dici di sì. Quelle condizioni si sono poi rinnovate, sono poi state superate durante la stagione, quindi il rinnovo automatico di Luka Jovic è stato fatto e tu ti sei trovato in questa campagna acquisti con un Luka Jovic che non te ne fai praticamente nulla. Cioè, però che te ne fai poco perché avevi bisogno del suo posto libero per mettere altri giocatori. Non lo so, ragazzi, capite che ovviamente noi facciamo un discorso da fuori, quindi poi bisognerebbe vedere dentro tutte le altre condizioni, tra virgolette. Però da esterno io mi trovo a fare questo tipo di considerazione. Fatemelo sapere qua sotto. Secondo me è a monte, capito, che c'è stato l'errore della scelta di Luka Jovic, che comunque ha fatto bene durante la scorsa stagione, tra virgolette, durante la scorsa stagione. Ma quest'anno, ragazzi, Luka Jovic, a che cosa lo usi Luka Jovic? Hai Morata, hai Abraham e poi terzo hai Luka Jovic e giochi con una punta. Cioè, anche lì ne fai girare due, non ne fai girare tre, anche se hai una partita ogni tre giorni. Una partita la inizia Morata, l'altra la inizia Abraham e te li fai girare. Cioè, secondo me la situazione è questa. Poi, ripeto, come sempre è una mia opinione e come dico sempre, quello che io dico non è legge, anzi, il bello della vita è non essere d'accordo quando qua sotto mi scrivete nei commenti. Allora, Pioli all'Al Nasr. Allora, ragazzi, Pioli all'Al Nasr. Come riportato da tutti i vari media, Pioli potrebbe rescindere il proprio contratto per andare all'Al Nasr a prendere uno stipendio di 10 milioni di euro più bonus a stagione. E voi direte: ma Lolo, ma perché ci stai raccontando questa cosa? Chi cavolo se ne frega? Nel senso, è ovvio che in una situazione, nei prossimi settimane, giorni, mesi, non lo so, spero che non succeda mai. Ovviamente spero che il Ciaba diventi il miglior allenatore del Milan degli ultimi 30 anni. Succederà, non lo so, ho i miei dubbi. Però, nel caso in cui la situazione dovesse precipitare, il fatto che oggi, forse, Stefano Pioli possa liberare il Milan del proprio contratto, cosa ci dà? Ci dà la possibilità, eventualmente, nel caso dovesse fallire il Ciaba Fonseca, di andare su un altro allenatore. Perché, come vi ho detto tante volte, oggi il Milan, avendo sotto contratto già due allenatori, io vedevo difficilmente l'arrivo di un terzo allenatore, un Sarri, un Allegri, dico degli allenatori a caso, ovviamente. Cioè, capite?
Quindi il fatto che Pioli si sia liberato, pare che il Milan si sia liberato del contratto con Stefano Pioli perché va al Nasr, a quel punto non vedo così inverosimile che il Milan, nel caso la situazione dovesse precipitare, potrebbe andare su un nuovo allenatore, ovviamente per sostituire il Chaba Fonseca. Questa è la mia opinione, come sempre. Due notiziette che secondo me vi interessano. Acquisto di San Siro, venerdì il summit col Milan e l'Inter. Ovviamente, ragazzi, quando ci troviamo di fronte a queste notizie, cioè ancora notizie Milan-San Siro, ci troviamo di fronte ad uno scenario che oggi come oggi, per tutti i motivi che abbiamo già analizzato ieri, l'altro ieri, eccetera, eccetera, è uno scenario veramente ad oggi abbastanza inverosimile. Però questi scenari vengono raccontati dai vari media come possibili. Dobbiamo essere bravi in questo momento, ragazzi, a pesare questi eventuali scenari. Il Milan in questo momento, ricordo a tutti, che ha speso più di 40 milioni di euro per prendere il terreno a San Donato per costruire il proprio stadio. È possibile che abbia speso 40 milioni di euro e poi lo stadio non lo faccia più a San Donato, ma si faccia convincere da Sala a dare un'imbiancata e una stuccata a San Siro e spacciarlo come nuovo stadio? Nel calcio tutto è possibile, non mi meraviglio più di niente. Sarebbe però alquanto strano. Quindi, ritorno... bisogna pesarle un po' queste notizie. È evidente che questo tipo di scenario è uno scenario che vorrebbe Sala, che vorrebbe il Comune di Milano, e tutti i media che ne scrivono a riguardo scrivono che Sala vorrebbe che il Milan e l'Inter si riprendano San Siro e gli danno la l'imbiancata, ragazzi. Però per farvi capire che insomma è un po' abbastanza inverosimile. Teo e Leao perdonati, tornano contro il Venezia e abbiamo bisogno di loro, ragazzi. Abbiamo bisogno di loro. Adesso che se ne dica che quando parlo di loro, anche in live, quando parliamo di loro, la risposta di tanti è sempre la stessa. Lo vendiamoli, non servono più a niente, vendiamo Rafa, vendiamo Teo, mandiamoli via. Ragazzi, io rimango sempre convinto che, tanto comunque, guardiamo oggi, che è la cosa che ci interessa. Oggi a noi interessa continuare a tenere questo status di agitazione verso questi due giocatori? No, oggi a noi interessa che loro si calmino. Poi a giugno vedremo se qualcuno di loro vorrà andare via, vedremo. Mi auguro e credo che non vogliono andare via, anche perché tra l'altro Teo adesso sta diventando papà, l'ha detto Corona stamattina, ho letto la notizia, diventare papà la seconda volta, non so se è vero, l'ha detto Corona, ripeto, non voglio responsabilità. E quindi ragazzi, quindi la situazione è questa. Cioè, secondo me dovremmo essere, lo dico visto che siamo a fine video, quindi gli affezionati arrivano a fine video, a 20 minuti. Ragazzi, dovremmo essere bravi a fare i nostri interessi. Cioè, è evidente che oggi chi soffia sulla crisi di Teo e Leao nel Milan, che vogliono andare via, lo fanno anche per continuare a creare dissapori all'interno della nostra squadra. Quindi, secondo me, noi tifosi, ai quali ci interessa soltanto il campo e tutto il resto non ce ne deve fregare una mazza, perché a noi che interessa è soltanto i risultati sul campo, noi oggi dovremmo essere bravi a tenerle schisci queste notizie. Cioè, teniamole tranquille. Teo, Rafa, stanno pensando a fine stagione, chi se ne frega? Chi se ne frega? Pensiamo al campo, che noi ce l'abbiamo bisogno al 100%. Il Milan con Rafa e Teo al 100% è un Milan vincente. Il Milan con un Rafa e Teo come le ultime settimane, ragazzi, è un Milan che fa fatichissima. Quindi, vi dico questa cosa, nel nostro interesse, facciamoci furbi, che non è il pupazzino il furbi, facciamoci furbi, soffiamo noi nel vento opposto di dove soffiano tutti gli altri, teniamoceli buoni, almeno fino a fine stagione, poi vediamo che cosa succederà. Sono stato un po' criptico, ma spero che abbiate capito a che cosa mi riferisco. Ciao a tutti, raga, ci vediamo dopo dalle 17 alle 18:30 in diretta. Un saluto a tutti, forza Milan, e vada via il Kill Inter. Ciao!